Ciao, mi chiamo Maria Luisa e oggi voglio parlare di viaggi e make-up. Anche se non ti ho detto ancora nulla, da circa una settimana ho saputo di essere stata selezionata all'interno della mia scuola per accompagnare insieme ad altri tre colleghi, i ragazzi del terzo e del quarto anno verso una delle più belle, regioni italiane. Non voglio spoilerare nulla, forse puoi immaginare qual è la città che più viene visitata, la città che è un po' il sogno segreto degli americani, non è Roma, non è Lazio, ma comunque vi aggiornerò perché farò dei video quotidianamente, cercando ovviamente per non ledere la privacy dei miei alunni di mostrarvi cosa vedrò e che cosa farò durante questa vacanza. Questo video ha un po' i minuti contati perché devo preparare la valigia, partirò domani sera tardi. Questa mattina ho dovuto fare degli acquisti, ti ho già detto che non mi sono più autorizzata a comprare nulla se non i prodotti che man mano finivano. E quindi sono andata ad acquistare quello che mi è appena finito, te lo voglio mostrare. Prima però di mostrarti esattamente che cosa ho comprato, perché l'ho comprato, come mai lo compro e lo ricompro e quale novità invece mi ha attirato. Ti voglio fare vedere degli acquisti veramente pesanti che dovrò sostenere al mio ritorno da questa settimana via. E sono, per l'esattezza, allora ti faccio vedere, questi qui sono proprio spese molto grosse. Purtroppo mi sta finendo il mio amatissimo fondotinta 1,5N Skin Glow della Dior, e questo ha un bel costo, siamo quasi sui 60 euro, ma io l'ultima volta sono riuscita, dopo un'accurata indagine su internet, ad acquistarlo da un sito affidabile a credo 42-43 euro. In trasparenza si vede che sta proprio finendo, infatti avrò delle difficoltà a raggiungere proprio il fondo, ma me lo dovrò portare con me. Siamo messi un po' meglio con la cipria in polvere libera, è l'unica che uso della Clinique, il numero 20, Invisible Blend. Mi trovo bene da una vita, la applico con un pennello della Sephora, la applico sempre di meno perché in realtà ho capito che da 40 anni in poi la pelle inizia a seccarsi e quindi ad esempio vado molto molto leggera sulle guance, sulle zone un po' più secche, mentre invece la applico un po' più generosamente nella cosiddetta zona T. Comunque ho una pelle secca normale, quindi, però è indispensabile per fissare il trucco, io non ne posso fare a meno. Per risparmiare non ho la cipria da borsetta, non faccio ritocchi, ma d'altra parte quando si usano delle ottime creme come skin care e poi delle ottime basi, non si ha neanche tutto bisogno di tutto questo grande ritocco durante la giornata. Anche la cipria Clinique, che ha un costo molto alto, molto alto, è aumentato moltissimo negli ultimi anni. Sono riuscita a prendere l'ultima volta due confezioni a, mi pare, 40-44 euro, no, un po' di più, credo forse quasi un 50 euro, con abbinato una pochettina piena piena di prodotti della Clinique, un vero affare. L'ho comprato infatti molti 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 mesi fa. Sapete che sono un po' appassionata di scorte e devo dire che effettivamente le scorte sul momento ti obbligano a fare una spesa un po' più grande di quella necessaria, ma poi si rivela sempre molto comodo avere già i prodotti in casa. Il blush, unico colore universale della Perricone MD, delicatissimo, luminoso, elegantissimo, lo adoro, mi sta finendo anche lui. Però ho già trovato un'offerta che mi tenta moltissimo sul sito di Perricone MD ed è con l'acquisto del primer che ho appena acquistato, quindi in realtà ce l'avrei già dentro. Ti regalo un blush, questo blush costa 41 euro, attenzione, anche se io però l'ho sempre preso attorno ai 20-22 euro nei momenti in cui va in sconto nell'outlet, nella sezione outlet del sito di Perricone MD che ha sede in Irlanda. Sono tentata anche perché ho un buono da 30 euro, quindi con una spesa di 26 euro vado a risparmiare moltissimo, vado a risparmiare 41 euro del blush e il primer, che è poi quello che ho addosso, quello del quale ti ho parlato tanto di recente, il primer Blur Instant Moisturizer, si può anche usare come crema, ma io preferisco applicarlo sulla crema a base di vitamina C della Pericone, quindi
costa 56 euro, quindi al prezzo di 26 euro mi aggiudico un bel risparmio di 71 euro, esattamente 71 euro. Ho parlato troppo, voglio mostrarvi invece cosa ho comprato oggi. La prima tappa della giornata è stata in profumeria, per l'esattezza da Naima. È una catena di profumerie che si trova perlomeno qui in Sicilia, non so se si trovi anche al nord. Cosa ho comprato? Qualcosa che mi era finito, l'ho detto, sostituisco soltanto quello che è finito. Cosa mi è finito? Il mascara. E qui faccio la quarta e ultima recensione negativa sul Panorama di L'Oreal. L'avevo comprato nel lontano mese di gennaio. Sì, nel lontano mese di gennaio, anche scontato, l'ho trovato, era stato appena lanciato sul mercato, l'ho trovato su 9 euro e qualcosina, ero tutta contenta io. Lo detesto. Lo detesto perché secca le ciglia, perché fa i pallini, perché soprattutto non è possibile eliminarlo con un anche buon struccante. Ancora la mattina mi ritrovo, eppure perché non si può sfregare più di tanto, lo sappiamo, quindi lo tolgo, mi sciacquo con l'acqua tiepida, poi sopra ancora applico il detergente a base schiumosa, poi ancora mi lavo, poi applico le mie creme e la mattina ancora trovo tracce di Panorama, mai più. Infatti l'ho visto anche che era scontato, là dove l'avevo comprato, ma non ho più voluto sapere niente. Per cercare di arginare la cosa, usavo sopra, sotto, questo ultimo residuo, ma veramente non c'è più niente, ragazze, di pericone, mascara o non mascara. Mi piaceva perché intanto creava una base che permetteva di eliminarlo un po' più facilmente, poi una base nutritiva perché questa è a base di neuropeptidi. Anche questo però non lo comprerò in definitiva più perché rispetto a tutti gli altri prodotti della linea make-up non make-up, che amo molto per la loro eleganza, questo allunga ma è troppo troppo blando, quindi da un mascara voglio qualcosa in più. Vediamo con che cosa l'ho sostituito. Quindi ho sostituito il mio mascara, mai più L'Oreal Panorama, con lui, il mascara Vamp All in One della Pupa. Non è la prima volta che compro proprio questo pacchetto in realtà. Infatti ho avuto il piacere di pagarlo solo 9,90 euro, un po' me lo immagino perché proprio perché appunto l'ho acquistato l'altro anno, quindi diciamo che fa parte di una collezione passata. Speriamo che dentro il mascara non sia vecchio, ma immagino che appunto essendo confezionato non dovrebbe essere stato toccato da nessuno, anche se si presenta un po' scalcagnato all'esterno. Al prezzo del solo mascara, in realtà un po' meno, c'è una pochettina, c'è contenuta una pochettina molto utile che io uso nei miei viaggi, e uno struccante bifase. C'era la possibilità di acquistare un altro mascara a 12 euro, mi pare, 10 o 11 euro, ma aveva una pochettina diversa e soprattutto aveva abbinata la matita. Io uso il lente a contatto, non uso matita perché non voglio rischiare di rovinare le lenti a contatto, e quindi in realtà era una tipologia di trucco che mi piaceva molto quando avevo 15-16 anni, una vita fa, però poi appunto dato che attorno ai 15-16 anni appunto ho iniziato a indossare le lenti a contatto, a quel punto poi l'ho abbandonato. Apriamolo insieme. Effettivamente ho fatto tutto di corsa, non mi sono neanche accertata, ci posso trovare i prodotti. Quindi questa pochettina, vi ripeto, ce l'ho già, la uso soprattutto quando faccio i miei viaggi, mi piace dividere i prodotti in varie tipologie. E niente, ben impacchettati nel cellophane, il mascara Vamp All in One, che so già essere fantastico, volumizzante. Io in realtà li preferisco allungante, ma ragazzi dovevo risparmiare. Quindi ho preso semplicemente quello che era in offerta e il suo struccante bifase. Vabbè, è sempre utile avere uno struccante bifase perché toglie più velocemente il trucco occhi e labbra. Quindi ho fatto, diciamo, questo piccolo affare. Questi due mascara li metto via, come ho già annunciato, sto raccogliendo ormai da quasi 6 mesi tutti i vari vuoti di skincare, di make-up che finisco. E conto di fare un video che a questo punto poi si allungherà, non so neanche io quanto, per mostrarvi cosa ho finito in giro di 6 mesi. Quanti prodotti uso?
E li riacquisterò, li consiglierei, quanto sono costati, che benefici hanno. Prima o poi farò questo video. Nel frattempo metto questi due mascara, li butto. Sì, comunque, Pupa, forse non è una gran marca, lo so. Il punto è che io non ho risorse infinite, ma voglio usare il meglio del meglio. E quindi la mia strategia è acquistare soltanto al prezzo migliore possibile tutto ciò che riguarda la skincare, senza dubbio. Mi accontento per quanto riguarda gli struccanti. Per quanto riguarda il make-up, lo voglio assolutamente firmato per quelli che sono degli staples, cioè delle colonne del trucco, che sono sicuramente fondotinta, cipria, rossetto, ombretto, mentre invece risparmio tranquillamente su smalti. Cos'altro ancora? No, il blush è fondamentale, e anche l'illuminante deve essere buono. No, però forse l'illuminante però si potrebbe anche provare a risparmiare, dai. E risparmio sicuramente sul mascara e sulla matita per sopracciglia. Quindi questa è stata la mia spesa dell'Anima, una trousse contenente mascara e userò un bellissimo struccante bifasico. Seconda e ultima tappa di questo giro di acquisti finali prima di partire, una ottima farmacia del mio paese dove ho acquistato due prodotti. Uno va veramente in sostituzione di qualcosa che ho proprio finito, finito, ora te lo mostro. L'altro è stato non proprio un colpo di pazzia, perché era un acquisto che meditavo già da tempo. Procediamo con ordine. Io uso la matita per sopracciglia. Le sopracciglia sono fondamentali perché danno veramente struttura al volto e alzano anche un po' i tratti se riesci a curarli bene. E sono pur sempre una ragazza degli anni 90, quindi io non amo e non amerò mai le sopracciglia che si sono viste negli ultimi anni, ma che credo stiano pian piano nuovamente scomparendo. Le fluffy eyebrows, quelli insomma un po' con i peletti tirati in su, molto piene, corpose, non mi piacciono. Trovo anche che fra l'altro sul mio viso, che comunque ha dei tratti sottili, delicati, starebbe anche male. Questa è la matita che andrò a buttare sempre insieme a tutti gli altri prodotti nell'attesa di fare questo video nel quale vi mostrerò che cosa ho finito negli ultimi 6 mesi. La marca è la Avène Linea Couvrance. Linea credo proprio nata in realtà almeno un po' di anni fa per i malati oncologici, ottima qualità. Sono presenti soltanto due colorazioni, blonde che era quella che usavo fino a 2 anni fa quando avevo i capelli rossissimi da sempre, ma ormai non va assolutamente più bene, e questa è la brune. E quindi ho proprio acquistato la matita brune. Ha un piccolo pennello da questa parte e qui abbiamo proprio la matita. Fantastica, favolosa. Non la uso però da sola. Fino a un po' di anni fa la usavo, però mi lamentavo il fatto che ne consumavo una circa al mese. Ha un suo costo. Qui davanti lo scontrino si parla di 17,50 euro, mi hanno fatto uno sconticino di 2,50 euro, l'ho pagato 15 euro, fino a qualche anno fa me lo costava un po' di meno. E quindi io ho rimediato a questa cosa acquistando, l'ho fatto vedere già tante volte, lo so, Anastasia Beverly Hills, la pomata. Se ci prendi la mano è un grandissimo risparmio. Con il suo pennello specifico, ma è bellissimo, sempre di Anastasia Beverly Hills. L'ho comprato una volta, è stato un investimento, è ottimo. L'ho comprato in Irlanda questo, nell'estate 2019, pensa tu. Lavandolo con sapone delicato durerà una vita. Si presenta in almeno una decina di colorazioni. Questo, ripeto, l'ho comprato la scorsa estate in una profumeria Douglas, Giustino, chiamalo Douglas a Berlino. Guarda, ne ho almeno fino al prossimo agosto, quando mi troverò in qualche nazione straniera e comprerò un altro colore. Questo è stato il soft brown, effettivamente
però io mi sa che usavo il light brown. Comunque, ci sono un sacco di colorazioni. Perché mi piace? Perché ha una durata superiore alla matita e perché appunto con un vasetto così fai almeno un anno. Come uso quindi la matita? Semplicemente prima applico piano piano questa pomata e poi rifinisco i contorni e la codina finale un po' con la matita. Facendo così con questo stratagemma, la matita mi dura 2 anche 3 mesi. Avere una matita in casa comunque è sempre buono perché ci può essere sempre quella mattina che vai di fretta, a me non capita, mi sveglio sempre molto presto per truccarmi, ma diciamo quel momento che hai fretta, non hai tempo di, sei nervosa, la mano ti trema, allora puoi sempre rimediare se hai una matita in casa. Comunque io ti invito a provarlo perché veramente non è affatto difficile applicarlo. E ricorda che le sopracciglia danno struttura al volto, sono fondamentali. Le ragazze giovani lo sanno, noto invece spesso che sembra che proprio le donne di una certa età, la mia e più, non hanno ancora recepito l'importanza di truccare anche le sopracciglia, perché veramente ti cambiano. Io personalmente, se devo uscire di casa in fretta e furia, non mi faccio mancare matita per sopracciglia e rossetto, tutto il resto può andare al diavolo, ma questi non possono mancare. Fra l'altro, se ti abitui a truccarli, ti accorgerai che sei già più in ordine in faccia. Paradossalmente, puoi anche evitare di mettere il l'ombretto, una passata di mascara giusto per dare definizione alle ciglia, perché poi altrimenti risulta un po' strano che hai una sopracciglia definita e poi l'occhio non lo è. Quindi, matita, mascara. Sei pronto, quindi io ti consiglio vivamente di provare a truccare le sopracciglia, soprattutto se guardandoti nelle foto noti qualcosa nel viso che mancano le sopracciglia. Non era invece esattamente programmato, non oggi perlomeno, lei appena credo lanciato sul mercato, perché non me ne sono mai accorta, proprio un'innovazione, diciamo così. Nux, l'avrei riconosciuto, e sono abbastanza iconiche le loro bottigliette. La maschera è una maschera che va applicata sui capelli secchi, asciutti, lasciata 10 minuti, ma io mi conosco, potrei anche lasciarla mezza giornata, o perché no, tutta la notte, o perché no, tutto il giorno. Per esempio, la domenica mattina lo applichi, fai quello che devi fare in casa, e poi il pomeriggio ti lavi ed esci, e promette. È a base di olio di camelia e promette capelli luminosi e morbidi, luminosi, insomma, io sono praticamente sicura che manterrà le promesse fatte perché possiedo già a casa qualcosa del genere. Il mitico olio Nuxe nella versione dorata. Effettivamente io ho i capelli molto delicati e infatti ero già da un pezzo alla ricerca di un prodotto da lavare rigorosamente. Io non amo i cosiddetti leave-in, i conditioner che ti restano attaccati. Ho capelli troppo sottili, veramente li appesantiscono da morire, non nutrono, li appesantiscono. E quindi, presa dalla disperazione, mi è capitato più volte, sia a me che a mia figlia, di applicare sui capelli questo olio che però l'huile prodigieuse ho. Però è un peccato perché questo ha delle particelle dorate ed è l'ideale, dà il meglio di sé in estate, applicato sulle braccia, sul décolleté, è molto bello, sta finendo. E quindi sono sicura che sarà un ottimo, ottimo acquisto. Quanto costa? Costa 31,90 euro. E mi hanno fatto uno sconticino di 4,70 euro, gentilissimi. Torniamo un attimino all'huile prodigieuse di Nux. Lo riacquisterò quando finirà? No. Per quale motivo? Perché nel frattempo ho trovato qualcosa di simile ma meglio. Sto parlando di un prodotto favoloso della linea Dior Solari. Questo Huile Sublimateur. Mi piace molto di più. Mi piace molto di più. L'ho acquistato a un gran costo,
Mi pare che costi 61 € perlomeno l'anno scorso ed è un regalo beauty che mi sono fatta. Ti lascio poi nel link il video. L'anno scorso, a 6 giugno, per il mio 49° compleanno, usufruivo di uno sconto particolare sempre da Naima e quindi ne ho approfittato perché ci avevo già buttato gli occhi addosso. Perché è superiore a Nuxe? La profumazione di Nuxe è irriconoscibilissima e buonissima, ma quella di Dior è paradisiaca, è il fiore di Tiare, esotico, dolce, femminile, è veramente favoloso. Forse questo è più idratante, ma questo nutre di più e non lascia nessuna patina oleosa. Questo è un olio secco, ma trovo che questo sia superiore. E poi i brillantini sono totalmente diversi, qui intanto vanno proprio miscelati. Questi scompaiono quasi subito. Questi invece restano visibili, donando un finish raffinatissimo alla pelle. È davvero una cosa spettacolare. Infatti, io lo vedete tutto qui perché lo scorso estate l'ho usato soltanto in estate, lesinandolo, lesinandolo perché è proprio un costo altissimo. E alternandolo un po' con questo, e poi l'ho messo via perché in inverno non ne vale la pena più di tanto, perché appunto mi piace applicarlo sulle braccia e veramente salta l'abbronzatura in maniera straordinaria. Parentesi, è chiaro che questo prodotto è andato a fare concorrenza a Nuxe. Ebbene, di recente ho notato un altro prodotto Dior che imita spudoratamente la linea Charlotte Tilbury, e infatti quando l'ho detto da Naima, la commessa mi ha detto sì, effettivamente il rappresentante ci ha proprio detto questo, che questo prodotto emula. Sto parlando dell'ultimo nato in casa Dior, Star Filter, che già nel nome ci ricorda Hollywood Filter. Un prodotto declinato in un sacco di colorazioni stupende, l'ho provato, veramente bellissime, e che può essere applicato da solo per sublimare, illuminare, perfezionare la pelle, ma con una scarsa coperenza, obiettivamente. Oppure sotto il fondotinta. Sotto il fondotinta, però, in realtà, perlomeno il prodotto di Charlotte Tilbury, ho letto che scompare. Quando tu su una base doratina gli vai ad applicare il fondotinta, scompare. Forse allora è meglio magari creare, miscelare fondotinta e base sublimante e vedere cosa ne esce, insomma, ma sicuramente applicato uno sopra l'altro, un po' la base sotto tende a scomparire. Un po' strano che Dior abbia sentito l'esigenza di copiare, insomma, Charlotte Tilbury. Un altro prodotto che è stato appena lanciato, poi è proprio l'illuminante che l'ho usato qualche giorno fa, quello sarà il mio prossimo acquisto. Penso proprio che quando finirò l'illuminante di Perricone MD, raffinatissimo, una crea proprio adatto a noi donne sopra i 40 anni, perché tutti quei non vanno bene sicuramente dai 40 anni in su, sicuramente non vanno bene tutti i grandi paillette. Abbiamo bisogno di consistenze luminose e una crea come quella che ho addosso. Sì, effettivamente Dior viene a livello internazionale accusata di non essere stata capace di rinnovarsi. Le vendite di Dior vanno sempre benissimo, ma sinceramente nel frattempo sono emersi nella cosmesi internazionale prodotti più innovativi, formulazioni nuove, e Dior, così come anche Chanel è decisamente Lancôme, Clinique, stanno dimostrando di non saper restare al passo con i tempi, dovete riconoscerlo. Questo video che doveva essere lungo sta finendo, ve lo giuro. Vi mostro semplicemente quanti campioncini mi hanno dato, quanto sono stati generosi in questa profumeria. Io adoro i campioncini perché sono l'unico modo che abbiamo noi consumatrici di provare prodotti e quindi poi tornare ad acquistarli. Io credo proprio che questa linea sia nuovissima perché ho notato che aveva tutti questi campioncini mai notati prima. Di questa linea esiste anche lo shampoo che potrei considerare di acquistare perché fra i campioncini che mi ha regalato ci sono tre confezioni singole di shampoo e due confezioni doppie shampoo e l'olietto che ho appena comprato. Mi sa che
anche per risparmiare un po' di peso in valigia, mi sa proprio che porterò questi in vacanza con me. Non contenti, mi hanno anche dato quattro campioncini, però questi sono creme per i primi segni dell'età, sempre della Nuxe Prodigious Boost, ed è un gel. Io no, non amo molto la formulazione in gel, mi piace più sentire la crema che ti nutre. Potrei farne degli impacchi, usarli come maschere, oppure potrei darli magari a mia figlia, vediamo, così per farle nutrire la pelle, ma lei ha 14 anni, quindi neanche ha questi primi segni del tempo. Ultimo regalino e lo sto aprendo con voi. Una spazzolina per capelli. Vediamo di cosa si tratta. Più carina di quanto pensassi. No, 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 no. Express Styling. È una spazzolina. Ma poi farò delle ricerchine perché forse si potrebbe usare anche. Non so se avete visto vari video che pubblicizzano queste spazzoline per massaggiare il cuoio capelluto. Io sono convinta che massaggiare il cuoio capelluto ha dei grandissimi effetti. Vi è mai capitato di notare degli uomini di una certa età pelati e di guardare la loro pelle? La loro pelle è esattamente come quella del volto, segnata dalle rughe, con un sacco di cellule morte visibilissime. E quindi per questo motivo io mi sono convinta che non sarebbe per nulla affatto sbagliato comprare prodotti specifici per il cuoio capelluto, per detossinarlo, per scrabbarlo, per nutrirlo. Ogni tanto appunto io uso l'olio sui capelli, anche applicato sul cuoio capelluto, ma da oggi utilizzerò la mia nuova maschera. Vi farò sapere come andrà. Per il momento ti saluto e vado subito a fare la valigia perché la partenza si sta sempre più avvicinando e io sono veramente nei guai. Ci vediamo presto, ti racconterò un po' con immagini e racconti, magari anche in hotel, vediamo poi come andranno queste giornate. Non è una vera e propria vacanza, è un lavoro con tantissime responsabilità, ve le potete immaginare. A presto, ciao e grazie!